tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che... C'è la palla lunga in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Siega, decide di sfruttare la fascia. Palla verso il centro dell'area. È ben posizionato e spazia via la palla. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Tenta da lontano, la toglie dalla porta. Occhio ai tanti centimetri. Lucioni, pallone lungo in verticale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Raccoglie il lancio lungo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Germoni. Hanno già riconquistato palla. Scodella in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Traversone verso il centro. C'è il colpo di testa! La palla supera la linea di porta! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E il risultato si sblocca, 1-0. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Siega. Sì, splendida reazione del portiere. Salva la sua porta. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Niente di fatto, azione interrotta. Pallone filtrante a superare la difesa. Prova la giocata di Fino. Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervallo. Il punteggio è quindi di 1-0. E c'è il palo! Da lì può crossare. Difesa ancora decisiva. Opportunità di ripartire. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Arbitro dice che può bastare. Tutti a prendere un peccato. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finale. Palla riconquistata immediatamente. Germoni riceve un buon cambio di gioco. Lucioni. Prova il cross da dietro. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. In avanti, vuol far salire i compagni. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario.
gioco in profondità. Scamacca. Occasione per il contropiede. Cerca l'uomo là davanti. Prova la giocata di misura. Posizione regolare. Un'altra azione in copertura. Cerca lo spunto. Occhio al tiro. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Recuperano il possesso del pallone. Siega. Scamacca. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Pallone alto nello spazio. Intervento rischioso. Scodella il cross. E cercherà di metterla in mezzo. La difesa riesce. Occasione da rete. Bel tentativo, peccato, non va. Ottima la tecnica di esecuzione, è mancata solo un po' di precisione. Grande movimento nello spazio. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Germoni. Siega. Da lì può segnare. Qui deve tirare. Vantaggio di 2 gol, la partita si mette in discesa. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Segna tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete. Scodella in avanti. Riesce ad intercettare. Lungo passaggio in avanti. C'è la palla lunga, in avanti. Riceve la palla. La mette in mezzo. Messo fuori dalla difesa. Letizia. Pallone lungo, in verticale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E passa! Aiai, Scamacca! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Raccoglie il rinvio e fa sulla palla. C'è la palla lunga, in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Avanza deciso. Provano a partire in velocità.
Lucioni,